Alla luce della nuova ordinanza che prevede la chiusura dei locali alle 18, io intravedo un danno enorme per l'intero comparto ristorativo. Onestamente, io non prevedo una ripresa delle normali attività lavorative a breve e questo si ripercuoterà sulle nostre aziende già duramente messe alla prova da un primo lockdown molto duro. Onestamente, non credo che molte aziende saranno in grado di sopportare un secondo lockdown e questo per molte di loro potrebbe segnare anche la definitiva chiusura delle proprie attività. Questo però ci deve far riflettere perché sarebbe una sconfitta per noi tutti, per il mondo politico, per l'Italia intera. L'unica soluzione plausibile che io intravedo per salvare il salvabile è quella di una convivenza con il virus, ovviamente nel pieno rispetto delle regole, come già tutti noi stiamo facendo, e magari riallungando gli orari fino alle 23 e sarebbe il top, magari fino alle 24. Significa chiusura del locale, anche perché noi a pranzo già non eravamo aperti, quindi significa chiusura. Pensare di portare avanti l'attività soltanto con il delivery o con l'asporto è insostenibile, quindi noi significa chiusura. Questo è quello che mi sento di dire a caldo così. C'è una finestra con cui i governatori possono decidere, pare, zona per zona quello che vogliono fare, quindi aspettiamo ancora questa decisione del governatore della Campania, vediamo un po', decidiamo di volta in volta quello che si può fare. Ma cosa significa? In realtà significa quello che ci aspettavamo, questo è il risultato degli errori che abbiamo fatto, dei comportamenti che abbiamo avuto in quest'estate fino adesso, i mancati controlli fatti alle attività, tutto, e quindi per noi era previsto. Noi non siamo andati in ferie ad agosto, quindi se va male andiamo in ferie adesso, questo è il nostro pensiero. Salve, mi chiamo Peppe Sollo e sono un ristoratore dell'Alto Casertano. Come membro di questa categoria mi sento discriminato da questo nuovo DPCM che impone la chiusura alle ore 18 della mia categoria. Ma siccome noi apriamo il nostro ristorante e pizzeria solo la sera, ci impongono di stare chiusi automaticamente. Fino a nuovo ordine. Vorrei dire una cosa a chi scrive questi DPCM, come mai usano due pesi e due misure? Il Covid non contagia la mattina i bus affollati, non contagia le metropolitane, non contagia nei tram, e potrei andare a lungo su questa cosa, non colpisce la mattina fino alle 18, ma colpisce solo la fascia di categorie in cui la ristorazione dopo le 18. Non capisco se si sta combattendo il coronavirus o i bar, i ristoranti, le pizzerie. Poi, parlando per chiudere, Marcianise, zona rossa, centro commerciale, centro Campania, aperto. Un solo consiglio mi sento di dare a chi scrive DPCM: o chiudete tutto o aprite tutto, senza limiti di orario. Più ore si sta aperti e più si riducono gli assembramenti. Un consiglio, ricordatevelo tutti. Buona serata.